Do il benvenuto a Mauro Drago, a Roberto Turrisi, a Maria Catena Pantano, al professore Mario Sferruzza e a Maria Pina Mitra che introdurrà questa serata. Questa serata è anche l'occasione per fare un poco di solidarietà. Infatti il ricavato dei libri di questa raccolta di poesie sarà devoluto a una ragazza di Palermo, Rossella Madonia, che è stata travolta nella sua esistenza da una serie di complicazioni, di allergie che non le consentono di avere una vita normale come tutti noi. Addirittura è isolata in una stanza e nemmeno può essere avvicinata dai propri familiari. Deve essere sottoposta a una serie di vaccini che si fanno soltanto in America e sono molto costosi, per cui la raccolta di questi fondi va in aiuto ad Rossella Madonia. Diciamo che Castelbuono è sempre attenta e solidale a queste situazioni, e colgo l'occasione per dire che il giorno 18 e 19 ci sarà la maratona di Teleton anche qui a Castelbuono, di cui è coordinatrice Mariella Pitingaro, e il 4 dicembre è organizzata una cena di beneficenza proprio per Teleton, per sconfiggere e per contrastare le malattie genetiche al Palazzaccio, quindi chi vuole intervenire può partecipare, quindi ci sono i biglietti ancora in vendita al Palazzaccio o direttamente presso la signora Mariella Pitingaro. Quindi do la parola ad Maria Pina Mitra che introduce questo libro di Mauro e di Roberto. Prego. Buonasera a tutti, rinnovo anch'io i saluti, vi ringrazio per la vostra gradita presenza, siete anche tra l'altro numerosi. Mi sento emozionata perché è veramente la prima volta che parlo a una platea, però l'emozione penso che sia il tema fondamentale di questa serata, quindi sono un perfetto tema. Ringrazio gli autori, Mauro e Roberto, che mi hanno investito di questa responsabilità. E colgo l'occasione per presentarli e ringrazio anche il consiglio di biblioteca che ha permesso la realizzazione di questo evento dopo aver guardato il testo e ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha permesso di usufruire di questa sala. Vi presento Mauro, che io già conosco da qualche anno e ho avuto anche l'opportunità di leggere qualche suo lavoro. E quello che mi ha colpito sempre di Mauro è stata la sua sensibilità, che in ogni sua espressione, in ogni sua manifestazione di comportamento è sempre emersa. E quindi chi meglio di lui poteva appunto scrivere un'opera come questa? E mi era capitato di leggere altri suoi componimenti e forse qualche volta l'avevo spinto a provare a fare qualcosa di più concreto e di realizzare qualcosa, e sono contenta che tu l'abbia fatto perché alla fine hai realizzato un sogno. Roberto invece l'ho conosciuto soltanto qualche ora fa, però ho avuto l'opportunità di apprezzarlo attraverso la lettura di questo libro, di queste parole che ho messo su carta. Entrambi sono originari di San Mauro, quindi un paese vicino a noi, ed è bello che anche in Sicilia si possa coltivare questa passione per la scrittura, per i componenti letterari. Roberto è uno psicologo clinico e di comunità, è anche un formatore professionale, lavora presso degli enti pubblici sociali. Quindi essendo uno psicologo, chi meglio di lui che svisce da quelle che sono le problematiche proprio all'interno del nostro essere, quindi riesce a mettere sul carta quelle che poi sono le varie emozioni, sensazioni e quindi due persone veramente in gamba. E hanno scritto questo libro dal titolo Allucinazioni. Intanto
sono stati anche bravi nel fare un gioco che non hanno voluto assolutamente firmare le poesie. Quindi ognuno di loro ha scritto dei complimenti che sono messi qua, ma non possiamo attribuirli a uno o all'altro perché non hanno voluto assolutamente indicare chi è l'autore. E questo perché i protagonisti di questo libro sono le parole, e sono le parole che devono rimanerci dentro, quindi non ha importanza chi le abbia scritte dei due, ma l'importante è quello che riescono a trasmettere ad ognuno di noi. Allucinazioni è un libro poesia romanzo. Perché romanzo? Perché ogni poesia ha le basi per la costruzione di un romanzo. Ogni poesia racconta una storia che poi alla fine è come per le canzoni. E io facevo questa analogia, praticamente leggendo queste poesie ritrovavo in ognuna di esse un vissuto, perché comunque quando si racconta, quando si scrive, si fa riferimento a quello che è un ricordo, un'emozione, un qualcosa che torna, e quindi poi si decide appunto di metterla su carta e condividerla. Proprio quando si ha la forza di scrivere, allora ecco che viene condiviso un pensiero, e questo pensiero poi possiamo anche ritrovarci noi, perché come per esempio ci troviamo in degli stati d'animo particolari, allora sentiamo una canzone e la facciamo nostra, come se raccontasse la nostra storia. E quindi ci ritorna questo ritornello, è la stessa cosa per le poesie, leggiamo una poesia e vediamo che è come se raccontasse una parte di noi. E quindi ecco che la rileggiamo più volte, magari poi la dimentichiamo, poi ci ritorna in mente, riprendiamo il libro che abbiamo riposto nello scaffale, e perché appunto è come se raccontasse la nostra storia, oppure la storia di qualcuno a noi vicino. E allora ecco che un poeta, una persona comunque ha un animo sensibile come quello loro, ecco, che riescono a raccontare una storia, e chissà che poi da questo libro non venga fuori un vero e proprio romanzo, perché prima o poi ogni poesia potrebbe diventare un romanzo. E ora invece quello che vorrei fare è leggere una poesia che mi è piaciuta particolarmente. Ve la leggo subito e dopo passo la parola agli altri. Allora, confusione la poesia. Ogni dolore ha una canzone. Tu mi dai il testo, io scrivo le parole. La musica, la vita che voglio suonare. C'è solo un errore che non posso fare. Credere che sia sbagliato sbagliare. Ogni dolore ha una canzone. Un pentimento in ogni azione. Un sorriso stampato sul viso per ogni preoccupazione. C'è una terra per ogni radice, mentre il quadro è la sua stessa cornice. Non c'è nulla se non lo si dice. Quindi è come se fosse una canzone. E ringrazio nuovamente gli autori per avermi dato l'opportunità di introdurre questo libro. E passo la parola a Maria Catena, che vi leggerà qualche altra poesia. Dopodiché saranno gli autori stessi a raccontarvi il libro, perché è giusto che lo facciano loro, e il relatore, il professore Mario Sferruzza, che è qui con noi. Buon proseguimento e buon ascolto. Buonasera. In realtà le poesie sono tutte belle, e quando le ho dovute scegliere, ne ho dovuto scegliere soltanto tre. Faccio i complimenti a Roberto e a Mauro, grazie per questa opportunità. La prima che ho scelto è Cittadini del mondo, del Mocco. Andiamo vagando senza gambe, ci accorgiamo di essere solo se ci fanno male. Ci ignoriamo profondamente e altrove ricerchiamo stimoli di plastica per sognare. Andiamo in giro senza terra né cielo,
E mi commuove e mi fa rabbia la fragilità dell'uomo. Ok, adesso prenderà la parola Roberto, che vi comincerà a dare una sua spiegazione delle motivazioni che l'hanno spinto a scrivere questo libro. Grazie. Spero si senta. Odio questi martingegni infernali, però capisco che essendo l'aula abbastanza grande è il caso di utilizzarlo. Ringrazio chi mi ha preceduto per tutto quello che ho sentito, perché non è solo una presentazione disinteressata, ma dall'emozione si capiva che era e quanto fosse interessata. Vi chiedo scusa per la mia voce citofonale, ma non sto molto bene, ho la febbre abbastanza alta, ma ho voluto essere qui per amicizia, le persone che sono qui presenti, e per amore della poesia. Mi sembrava doveroso, anche colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione, l'assessore per l'impegno che hanno profuso per questa iniziativa, perché è stato veramente un percorso partecipato, molto sentito, e io ho sentito che loro l'hanno sentito, perché come diceva prima Maria Pia, la parte più importante di quello che stiamo facendo qui non sono tanto le parole, per quanto siano importanti, ma i silenzi. Io dico sempre che la parte più interessante e più importante di un libro non sono le righe stampate, ma gli spazi bianchi che c'è tra una riga e l'altra. Anzi, dico sempre ai miei allievi, la parte più importante del libro è quando uscite di casa per andare a comprare il libro in biblioteca, in libreria, quando andate a prendere uno in biblioteca, quando ancora non ce l'avete, quando iniziate a immaginare quello che incontrerete e vi fate il vostro libro. È proprio nella parte delle emozioni che ci sta la vera poesia. Potrei utilizzare il fatto di avere la febbre per giustificare alcune delle mie allucinazioni che probabilmente sentirete, perché mi sento un po' autorizzato ad avere dei deliri, perché sapete che i deliri sono uno dei sintomi tipici della febbre alta. Quindi vorrei iniziare con dei deliri, ma non ci fate caso a quello che sto per dire, perché sono frutto appunto della mia febbre. Vorrei iniziare con il primo delirio, che riguarda il fatto che la poesia aiuta a crescere. Nel 2015, in questa società fatta di immagine e marketing, ci sono dei pazzi, gente da chiudere in un manicomio assolutamente, che si chiudono in una stanza oppure si mettono in un bosco all'aria aperta e iniziano a scrivere dei versi. Questo non viene fatto semplicemente perché c'è qualcuno che ha la necessità di farsi ascoltare, ma perché c'è tutto un mondo che ha la necessità di diventare parola e farsi ascoltare anche dagli altri, e c'è qualcuno che è pronto ad ascoltare. Quindi la seconda allucinazione e delirio che vorrei proporvi è il fatto che la poesia possa costruire comunità, possa far sì che gli uomini si incontrino, che è una cosa molto rara al giorno d'oggi, in un mondo dove ognuno cerca qualsiasi scusa dalla mattina alla sera per fuggire da se stesso. Ci sono momenti in cui attorno ad una poesia, come si faceva anticamente nei vecchi cenacoli o attorno a un braciere, delle persone si incontrano e iniziano a leggere poesie, discutere di poesie e ascoltare se stessi e le proprie emozioni. Dicevamo prima col professore Mario, che è diventato mio amico, che la parte più importante di un incontro fra chi parla e chi ascolta non è la nozione che passa, ma l'emozione che passa. Chi si occupa di formazione come noi, non parlo di docenti, parlo di formatori in questo caso, sa che la cosa più importante in un percorso formativo è che quando c'è la formazione ci deve essere la trasformazione in qualche modo. Ci può essere la trasformazione solo se c'è un'emozione a condurre quello che è il concetto. Poi potremmo fare molti discorsi anche su come la scuola spesso si concentri molto di più sui concetti che sui soggetti. Io preferirei una scuola che si concentrasse di più sugli esseri umani che ne fanno parte e desse sfogo possibilmente anche alla libera interpretazione, alla libera espressione, alla poesia che c'è dentro ognuno, piuttosto che continuare a parlare del Medioevo, per carità, molto importante.
però non vorrei che questo ci portasse al medioevo della propria coscienza, quindi sarebbe il caso forse di esprimere anche l'idea progettuale del futuro. Mi piace una scuola che inizia a parlare del futuro, non solo del passato, per quanto il passato sia importante per la costruzione del futuro. Negli anni 70 ricordo un'autrice filosofa alla quale sono molto legato, si chiamava Hannah Arendt, scrisse un testo che non è fra i suoi più famosi perché tutti ricordano La banalità del male, ma c'è uno molto interessante, cito il titolo tedesco per far capire che sono colto, si intitolava Was ist Politik? Significa che cos'è la politica? Diceva che in teoria non dovrebbe essere altro che la scienza delle relazioni, cosa che sappiamo essere la politica di oggi, si occupa delle relazioni esattamente tra gli esseri umani e quindi della qualità delle relazioni tra gli esseri umani. Allo stesso modo vorrei utilizzare questo incipit, questo inizio, per provare a capire che cos'è la cultura. Io penso che la cultura sia necessariamente condivisione, e vi porto così al mio terzo delirio dovuto alla febbre della quale mi scuso. Condivisione. La cultura, e soprattutto in particolar modo la poesia, ci dà la possibilità di fermarci, e già è una grandissima rivoluzione il fatto di riuscire durante la giornata a fermarsi per un attimo, a pensare a se stessi, a pensare a quello che si sente. Perché vedete, la cosa più importante che la poesia può far uscire fuori è il fatto che noi possiamo ancora emozionarci. In un mondo che ha dimenticato le emozioni, ma che vive solo di immagini, tu attraverso la poesia riesci non solo a vedere le immagini, ma anche a vedere l'immaginazione. Proprio la tocchi con mano, diventa addirittura parola. Addirittura la puoi condividere con gli altri. Figuratevi il miracolo che può fare la parola, anche quando è taciuta, come diciamo nel libro. Addirittura nel libro c'è una poesia taciuta, si intitola Il segreto, e non ha nessuna parola, altrimenti che segreto sarebbe? Ognuno scrive quello che vuole all'interno di quella pagina eternamente. Voglio subito dire una cosa: chi pensa di trovare un libro di poesie da imparare a memoria è vivamente pregato di non acquistarlo, mi prendo io la responsabilità. Chi invece vuole qualcosa che possa scuoterlo, uno di quei libri che quando finisci di leggerlo ti fermi un attimo e dici: ma che cosa leggevo? E hai qualche difficoltà nel comprendere te stesso, nella tua capacità di comprendere ciò che hai letto, forse questo è il libro che può interessare. Chi vuole un libro per regalarlo a Natale, allo stesso modo vi prego, non è questo il libro da regalare a Natale. Questo è un libro che può servire a qualcuno per imparare, possibilmente per quello che siamo riusciti, spero, a trasmettere, che ci sono delle dimensioni abbastanza conflittuali anche all'interno della propria psiche, non solo all'interno delle relazioni con gli esseri umani. Non a caso si intitola Allucinazione. Non vorrei fare un discorso quasi psichiatrico per spiegare che cos'è l'allucinazione, ma ha a che fare con dei vissuti dolorosi, con dei meccanismi di difesa arcaici, antichi, che prima o poi ritornano sotto forma di oggetti, rumori, suoni, quello che noi clinicamente definiamo allucinazione. Ma siccome questo non è un convegno di psicologia, tantomeno di psichiatria, vorrei semplicemente concludere questo mio breve intervento, scusandomi ancora della mia febbre, citando una poesia che ho scritto, credo, nella mia prima pubblicazione di 14 anni fa. Ho provato a definire, per quanto sia veramente molto difficile, direi quasi impossibile, il concetto di poesia. E ho scritto questa poesia che si intitola quasi una definizione, perché può essere soltanto quasi, chiaramente, non si può definire, che recita esattamente così: la poesia è un sentiero quasi fiorito che si estende lungo il confine fra lo stomaco e l'infinito. Perché mi è venuta in mente questa poesia? Innanzitutto perché sono molto legato alle cose che facevo da ragazzo, credo come tutti. La seconda perché uno degli elementi essenziali della poesia è il fatto che il conflitto faccia parte essenziale, sia parte essenziale della vita di ognuno. Queste poesie vogliono essere un modo per rendere conto del fatto che nulla c'è dato, che nulla è scontato, che nulla cade dal cielo, che nulla è conquistato così senza il nostro impegno, ma che è proprio attraverso il conflitto quotidiano, con la negoziazione, col mettersi in gioco, anche col mettere in gioco le proprie emozioni, c'è chi lo fa attraverso la poesia, c'è chi lo fa attraverso altri canali comunicativi, possiamo trovare il nostro posto, che è dinamico,
che non è mai statico, ma quando parlo di sentiero quasi fiorito mi riferisco al fatto che seppur una cosa bella, come può essere un'espressione poetica, è anch'essa l'espressione di qualcosa che può anche venire da lontano, che ci può far male, che comunque crea un'inquietudine. E la cosa importante è che ci sia questa inquietudine. Non c'è azione se non c'è tensione emotiva, se non c'è la tensione per il raggiungimento di uno scopo, una progettualità verso il futuro. Non a caso io credo molto nella funzione sociale della poesia. Chiaramente c'è molta gente che non crede addirittura nella funzione sociale della cultura in questo paese. Ricordo un ministro di qualche anno fa che diceva che con la cultura non si mangia. Io dico che non solo si mangia, perché ci si nutre di cultura e quindi si diventa più grandi imparando dalla cultura, perché ci consente di imparare anche da noi stessi e dalle relazioni. Ma che è possibile non solo nutrirsi ma migliorarsi come società attraverso la cultura. La poesia all'interno di questo contesto culturale ha una sua specificità, che è quella della lettura non solo della relazione ma del mondo interno. La lettura del mondo interno è qualcosa di molto importante per imparare la lettura del mondo esterno e come relazionarsi agli altri. Siamo molto attenti agli altri, questo ci consente di fuggire da noi stessi, lo facciamo quotidianamente. Siamo così attenti agli altri che siamo pronti a giudicarli sempre, tanto per cominciare, ma mai un giudizio su di noi, a meno che non sia un giudizio interessato, egoistico o parziale. Questo non vuol dire che debbano essere gli altri a giudicarci, chiaramente. Vorrei proprio eliminare il concetto di giudizio. Ecco, questo è il punto di partenza. La cosa importante non è scoprire nella vita che chi è il colpevole delle cose che succedono. Noi abbiamo questa tendenza, anche la psicologia per molti decenni l'ha avuta, per scoprire di chi è la colpa. La cosa importante è attribuire un senso a quello che succede, non trovare il colpevole di quello che è successo. E il conflitto in questo non solo può diventare utile, ma è auspicabile che ci sia. Quando parlo di conflitto mi riferisco alla possibilità che le relazioni possano essere utilizzate per crescere e non fare come gli struzzi che mettono la testa sotto la sabbia, perché quello è una fuga che porterà a ben poco, chiaramente. La poesia è il luogo dove ognuno incontra se stesso. In sintesi potrei dire questo per rifarmi a quello che ho detto poc'anzi. Io ringrazio tutti della presenza, ringrazio i relatori che mi hanno preceduto per l'attenzione con cui hanno anche letto il libro e con la passione che ci hanno trasmesso, e i relatori che mi succederanno. In particolare vorrei ringraziare Mauro per l'impegno, che è una cosa che tu non ti aspettavi, che non avevo mai fatto, per l'impegno che ha profuso per questa presentazione, ma perché lui è una persona veramente che crede nelle cose che fa ed è l'esempio vivente di come la poesia possa salvare gli esseri umani. Grazie. Grazie Roberto per queste splendide parole. D'altronde Mauro l'aveva accennato che sei una persona fantastica, è un ottimo oratore. E vi ricordo che comunque Roberto ha una bibliografia abbastanza fornita, perché ha già all'attivo una ventina di pubblicazioni, ma anche Mauro è vincitore di una serie di premi letterari, per cui tra l'altro questo libro è uscito mi pare a marzo e già ce n'è un altro che è stato pubblicato di recente, per cui si stanno veramente impegnando perché ci credono e questa è una cosa veramente molto bella per delle persone che si impegnano a trasmettere agli altri le proprie sensazioni e le proprie emozioni. E proseguiamo con la lettura di un'altra poesia, passo la parola a Maria Catena. Emozione. Un amore sbagliato. Piangi con il volto chino su un piatto vuoto, sola, tra i tuoi sogni infranti e una porta sbattuta, nascosta tra un mezzo sorriso e la sua buffa carezza. Tu, ad aspettare un altro sole sorgere,
tra il lacerarsi della tua vita e i silenzi di un amore sbagliato. E adesso la parola al professore Mario Sferruzza, professore di lettere, per cui ci darà le sue sensazioni in merito a queste parole. Grazie e buonasera a tutti. Io, a differenza dei colleghi che hanno parlato a braccio, ho preparato qualcosina per avere una traccia da seguire e poter, insomma, cercare di sviluppare al meglio il pensiero che avevo realizzato per questo intervento. Innanzitutto volevo ringraziare l'assessore, che è sempre presente nelle attività culturali che girano attorno a Castelbuono, voi presenti, e Mauro e Roberto anche per la gentilezza con la quale mi hanno chiesto di presenziare, di dire qualche cosa attorno alla loro opera. E poi ricordare che hanno legato il beneficio economico derivante dalla vendita del libro a questa causa, questa ragazza Rossella Madonia, che ha questa rara malattia della quale, insomma, è stata investita. Non è la prima volta che mi accingo a presentare quest'opera Allucinazioni, non è neanche la decima, è semplicemente la seconda volta, perché mi hanno già invitato a San Mauro. Nonostante la maggior parte di voi non era presente l'altra volta, per rispetto verso gli autori non ho voluto limitarmi a riproporre l'intervento di allora, tale e quale, ma mi sono permesso di cercare in una rinnovata lettura un approfondimento nei testi che compongono questo libro. La letteratura, si sa, e Roberto e Mauro lo segnalano nella loro prefazione, la letteratura, dicevo, è un universo infinito. In qualche modo hanno toccato questo punto sia Maria Pina che Roberto già. Cioè, le parole possono aprire nuove strade ad ogni rilettura. Così come avviene per la musica, dove con poche note si possono creare innumerevoli melodie, l'incontro tra la nostra soggettività e l'oggettività della parola scritta, infatti, può suscitare alchimie inaspettate a chi vuole prendersi il tempo di cercarle, queste alchimie. Il titolo che Roberto e Mauro hanno dato al testo è Allucinazioni, avete già sentito. Non ho mai chiesto il perché di tale nome, benché loro, sempre nella prefazione del libro, ne fanno cenno. Ma ho fatto delle mie ipotesi e ci ho anche ricamato sopra. L'allucinazione, come ricordava Roberto e come riportano i dizionari, è soprattutto in psicologia e psichiatria la percezione di oggetti o segnali che non esistono, ma che sono invece ritenuti reali dal soggetto che li percepisce. Quindi, per estensione, un'allucinazione è un inganno, è un abbaglio, è qualcosa, diciamo, di sinistro, di negativo, dal quale bisogna tenersi alla larga. Ma se ci va di giocare, Mauro lo diceva, c'era pure Maria Pia, cioè con le parole si può giocare, si può inventare, ci si può mettere attorno e creare sempre qualcosa di nuovo. Quindi, se ci va di giocare, possiamo trovare altri stimoli, altre afferenze e altri rimandi partendo da questa parola che dà il titolo all'opera. Stimoli sia di immagine sia di significato. Per esempio, se ci mettiamo in modalità dialetto, il nostro dialetto, una lingua di tutto rispetto, che ancora in molti, per fortuna, più o meno parliamo nella nostra quotidianità. Allucinazioni vuol dire a fuoco le nazioni, a luce i nazioni. È un gioco che ho cercato di tirar fuori, ma non voglio addentrarmi molto per questa strada, anche se tutti sappiamo come proprio in questo momento ci sia bisogno di una seria riflessione sul rapporto di fuoco, appunto, che intercorre tra diverse nazioni a noi più o meno vicine. Per esempio la Russia e la Turchia, per citarne alcune, oppure, sapete meglio di me, la Francia e la Siria, dove il fuoco che è stato innescato dalle ultime situazioni stanno dando seguito.
Queste sono, diciamo, le più vicine e le ultime in termini di tempo, ma l'elenco potrebbe essere molto più lungo e quindi non voglio dilungarmi su questo sentiero perché non è questo il momento e la sede opportuna per tale riflessione. Poi, un'altra sfera di significato richiamata dal titolo del libro potrebbe essere, ed è quella sulla quale mi soffermerei di più, di allucinazioni intese come un gioco di parole, cioè una scomposizione di parole dove abbiamo azioni di luci, cioè le parole azioni e luci sono parole entrambe contenute all'interno della parola madre di questo libro che dà il titolo alla raccolta, dove più riscontro affinità per quello che voglio dire. Questi giochi di luce che vengono dall'interno della persona. Queste azioni di luce, nel senso di parziali illuminazioni, piccole o grandi illuminazioni che affiorano nella mente e nei sensi di Mauro e Roberto e che loro riescono poi a tradurre in parole e immagini. Parole e immagini che diventano poesie con un senso compiuto sia per loro sia per noi che andiamo. Nei loro versi io ho ritrovato più che delle allucinazioni, come dicono loro, delle azioni di luce, nel senso che dicevo prima, azioni di una luce interiore nella quale potevo ritrovarmi, provando quel sentimento di condivisione che è proprio della poesia. Lo dicevo già in un altro intervento, uno dei ruoli della poesia è quello di utilizzare le parole per illuminare qualcosa che abbiamo già dentro, illuminare dall'interno. Ricordavo prima, e farti dire è proprio così, non avrei saputo dirlo meglio. Sono diverse le poesie che nel testo richiamano stati d'animo dimenticati e assopiti in quella dimensione onirica e profonda che è propria della coscienza. La prima di queste poesie, che tra l'altro apre la raccolta, carica di significati plurimi, ha un titolo che è anch'esso un gioco di parole, e io non so chi dei due l'ha scritta, come sempre quando leggo le loro poesie. Dicevo che ha anche il titolo di questa poesia è un gioco di parole, perché si intitola Le relazioni affettine, dove si trova uno straordinario spaccato della realtà dei nostri giorni, sia dal punto di vista individuale, e credo che Roberto toccasse un po' questo punto, e sia collettivo, quindi la poesia che si intitola Relazioni affettine ve la vado a leggere. Allora, dice così: menti distratte, disintegrate, disfatte, menti a te stesso e neanche lo sai, e ti perdi in parole di fumo e di sigarette, e vivi solo di quel che non hai, fai trapassare il tempo e tu con lui te ne vai. Poi si ritrovano qua e là nel libro sprazzi di interessante sonorità unita a profondi significati più o meno nascosti nelle parole e che esplodono in verità cariche di speranze, come nei versi centrali della poesia che già Maria Catena ha letta, non eravamo d'accordo, ma anch'io ho trovato interessante nella poesia Confusione, a pagina 13 del libro, queste parole. C'è solo un errore che non posso fare, credere che sia sbagliato sbagliare. C'è solo un errore che non posso fare, dico, credere che sia sbagliato sbagliare. O ancora troviamo quadretti di desolante malinconia che proiettano immagini di dolore e suscitano tenerezza nel lettore che si trova ad osservare una donna, o un uomo aggiungerei, in quanto come sappiamo la sofferenza amorosa non è prerogativa solo del mondo femminile. Nella poesia Un amore sbagliato, dove troviamo i seguenti versi: piangi con il volto chino su un piatto vuoto, un'immagine di una tenerezza infinita, questa persona sola,
che piange possibilmente a tavola su un piatto vuoto che magari non ha neanche riempito, sopraffatta dal suo dolore per questo amore non giunto o andato male. E infine l'ultimo spunto che vorrei trattare è quello della musicalità che troviamo nelle poesie di Roberto e Mauro, che talvolta hanno delle reminiscenze, direi quasi pascoliane, anche per la precisione dei versi, avvertibili in diversi luoghi della raccolta e che io vorrei sintetizzare leggendo e chiudendo così il mio intervento nella poesia che si intitola Le voci stanche. Quindi parlavo di una musicalità che si trova spesso nelle poesie di Mauro e Roberto. Allora, la poesia si intitola Le voci stanche. Parlano, parlano le voci stanche sui davanzali, sopra le panche. Parlano e sparlano di chi si vende, di chi dà tutto e nulla pretende. Narrano storie d'amore e vita e si domandano, è già finita? Sento un silenzio, lo senti anche tu? Le voci stanche non parlano più. Grazie, grazie a te. Grazie al professore Mario Sferruzza, e anche tu hai avuto un prolungato applauso perché le tue parole hanno sicuramente colpito, come tutti voi avete avuto già un primo assaggio di quelle che sono le poesie contenute all'interno di questo volume Allucinazioni. E adesso continuiamo con la lettura di un'altra poesia, ripasso il microfono a Maria Caterna e poi concluderà Mauro e vi dirà insomma la sua e vi racconterà come è nato questo libro. Passo la parola a Maria Caterna. Per quando tornerai? Vedessi che colore ha portato la pioggia sui tetti di questo duomo. Ne ho preso qualcuno per te, per quando tornerai? Ho raccolto il rosso del tuo orgoglio che lotta, il viola delle tue gambe stanche, ma ancora capaci di portarti qui. Il bianco del tuo sorriso che brilla tra le lacrime fredde, e il giallo di chi ti osserva, incredulo di te che ancora sogni, di te che ancora vivi e gridi, per non averne avuto un solo respiro senza averlo vinto. C'è anche l'assessore qui presente che vuole dare lettura di una poesia, quindi passo la parola a lei prima di chiudere. Glicine. Tornerò come la pioggia alla terra, a cercarti in quei vicoli bui, dove scappi al destino di una vita che senti e porti. Come partono le strade di stivali marcianti dei soldati in forza, come partono le radici bruciate, un albero con i rami sempre verdi. In lotta con il mondo, mentre sorridi e piangi e i tuoi occhi danzano, tra una lacrima, le note e i colori che hai. E mi tieni le mani, mentre paziente sopporti i fragorosi silenzi e la paura di non sapere più amare. Nelle luci di una notte ed un anno per ritornare. Buonasera a tutti. Io volevo innanzitutto ringraziare il Consiglio di Biblioteca che ci ha dato la possibilità di realizzare questo magnifico evento in questo posto che è davvero spettacolare. L'assessore alla cultura e al turismo di Cucco, che oltre alla sua presenza anche per la sua collaborazione e da quanto sto vedendo attenzione all'arte. Sì. Io ho sempre questo problema, ogni volta che comincia a parlare qualcuno dal fondo mi dice voce! Questa volta è stata da qui. Vabbè, si sente? Okay. Allora, un ringraziamento particolare
al professor Mario Sferruzza, il mio grande amico Mario, che ancora una volta ci pregia della sua presenza nelle nostre presentazioni, a Maria Pina Mitra, che per la sua preziosa presenza ha introdotto questo evento. A lei proprio grazie, essendo stata lei che mi ha proposto tempo fa di fare la presentazione qui a Castelbuono, in questo cerchio di tutto. A Maria Catena Pantano, professionale e simpatica come sempre. E un grazie a tutti voi che siete intervenuti rendendo questo pomeriggio quasi sera. E ancora più importante per me e per tutti noi, credo di cogliere il pensiero di tutti dicendo questa cosa. Personalmente ci tengo a dire che fin da subito ho sentito questo avvenimento come qualcosa di importante. Per me il solo pensiero di presentare il libro a Castelbuono è stato emozionante. Non so da te lo dare una spiegazione a tutto questo, ma del resto se riuscissi a spiegarmi tutto quello che penso, di certo non farei il poeta. Perché più passa il tempo, più mi rendo conto che non bisogna stare troppo a spiegarsi per le cose che ci capitano. Siamo poeti, viviamo di sensazioni, di ispirazioni, di gioie, di dolori, a volte per noi incomprensibili. Forse per il nostro strano modo di amare e di amarci, forse per il nostro modo singolare di odiarci a volte. Chissà se è proprio vero che ci rifugiamo nell'arte per levare la realtà. Volendo richiamare il discorso di Roberto, mi viene da citare un'affermazione di Freud che diceva: il poeta si comporta come il bambino che gioca, egli crea un mondo di fantasia che prende molto sul serio, in cui ciò investe una grande carica emotiva e lo separa nettamente dalla realtà. Ma da cosa scappiamo realmente per raggiungere quello stato di non realtà? Cosa nascondiamo nei versi di una poesia? Una parte di noi non delimitata dai recinti della nostra coscienza. La poesia è un atto coscienzioso? No, non lo è. Per questo non sappiamo rispondere a tutte le domande che ci pongono, soprattutto quando qualcuno vorrebbe che gli spiegassimo cosa avremmo voluto dire con questo, con quella poesia. Cosa molto difficile, perché, come scrisse in una sua massima Khalil Gibran, la poesia è la luce più lampa, quando è solo un accostamento di parole, è una composizione. Per questo tentiamo la scappatoia di dare una spiegazione dicendo che l'arte ci serve per evadere dalla realtà, per fantasticare in un mondo che non è reale. Ma se l'arte è qualcosa che vediamo, che leggiamo, che tocchiamo, allora è realtà, una realtà prodotta da qualcosa che è intrappolata dentro di noi. In un altro recinto, forse, a volte più grande, a volte più piccolo della coscienza stessa. Un piccolo grande mondo che sappiamo di avere e spesso teniamo nascosto a tutti, per vergogna certe volte, e molto più importante, certe volte lo teniamo nascosto a noi stessi. Un mondo prepotente che vuole emergere a tutti i costi, che fa disegnare scenari immaginari ai pittori, personaggi a pomeriggio e contorti agli scultori, parole ai poeti, che spesso, così come ho portato a me, non so né da dove arrivano né dove vogliono andare. Proprio per questo che pubblichiamo un libro noi, appuntamente diamo attenzione a quelle parole. Oscar Wilde disse: divenire lo spettatore della propria vita significa sfuggire ai fatti dell'esistenza che ci fanno soffrire. E questo che facciamo qui, diventiamo spettatori di un'esistenza che non è altro il palcoscenico della nostra vita, fatta di coscienza e di inconscio, di paesaggi reali e spirituali, di gioie, di sofferenze racchiuse in poche righe che chiamiamo versi, in pochi versi che chiamiamo poesie, in quelle poesie, come un grande romanzo, raccontano una, cento, un milione di gioie, di sofferenze, di vite. Sì, siamo bravi a vedere la realtà, forse troppo per saper distinguere davvero per ciò che è. Perché come disse Antonio De Curtis, il grande Dodò, si dice che la preghiera viene mangiata, ma in realtà era stato in giugno. Un ultimo ringraziamento a Roberto. Per noi non è stato solo un modo per completare la nostra amicizia, è stato un modo per interagire con culture diverse, con religioni e fedi diverse, con poeti, laici, con simpatizzanti, letterati. Nelle nostre presentazioni abbiamo portato di tutto, abbiamo avuto di tutto. Abbiamo scoperto il vero senso della fiducia reciproca. Io non conoscevo le sue poesie e lui non conosceva le mie. E ad ogni presentazione io non ho mai saputo quello che lui poteva dire e lui non sapeva quale sarebbe stato il mio discorso. E questo senso di amicizia noi lo abbiamo voluto condividere anche con gli altri. Io non ho mai saputo che cosa doveva dire Mario, che cosa avrebbe detto Maria Catena, né che cosa avrebbe detto Maria Pina. Prima di chiudere,
volevo ricordare che, così come abbiamo fatto nelle presentazioni precedenti, i proventi del libro andranno in beneficenza. Già Maria Pina aveva parlato di, e l'assessore Cuppo aveva parlato di questa cosa, io ve la leggo per essere un po' più preciso. Questa volta abbiamo scelto di donare i proventi a Rossella Madonia. Rossella Madonia è una 34enne palermitana, la quale vita è stata stravolta 5 anni fa, quando il 5 dicembre del 2010 ha sviluppato una serie di allergie alimentari, respiratorie da contatto, intolleranze che oggi non le permettono neppure di abbracciare i genitori. Quindi pensate che questa ragazza è chiusa in una stanza da 5 anni senza poter essere avvicinata da nessuno. Da aprile, infatti, la sua situazione si è aggravata, a tal punto da costringere la giovane all'interno di una camera sterilizzata nella sua stessa casa, evitando ogni contatto che possa esporla tra gli allergeni. L'unico centro che effettua vaccini alimentari si trova in America, a Dallas, ma i costi sono troppo elevati per la sua famiglia, e così Rossella ha deciso di rendere pubblica la sua storia, ha creato un gruppo su Facebook per chiedere sostegno a quanti volessero contribuire per affrontare i costi delle sue cure. Mi sono preparato di stampare un po' di copie della lettera che Rossella ha pubblicato nella pagina di Facebook intitolata Anche noi con Rossella, tutti insieme per salvare una vita, che troverete lì all'ingresso e che vi invito a leggere. Un'ultima riflessione. Ieri pomeriggio mi hanno invitato a partecipare con un paio delle mie poesie ad una manifestazione a Petrarca Soprana contro la violenza sulle donne, per dire basta al femminicidio. Un evento molto toccante, devo dire che mi ha lasciato molto, molto stranito. Appunto, mentre ricordavamo questa piaga sociale e mentre tornavo a casa, sulle cose che ho sentito, sulle cose che ho detto, ho fatto una mia riflessione. Molto spesso nella vita ci sono eventi, persone che decidono della vita degli altri, che decidono della nostra vita. Questi eventi purtroppo ci causano, così come è successo e sta capitando a Rossella, ci portano in un mondo che diventa un incubo. Roberto mi dice sempre, questa cosa me la porto sempre appresso, mi dice, tu non li puoi salvare tutti. Io sono cosciente che non posso salvare tutte le persone che hanno bisogno di essere aiutate. Ma se questa sera siamo qui, se voi ci aiutate con un vostro piccolo gesto, almeno proviamo a salvarne una. Grazie. Noi raccoglieremo i nomi di coloro che acquisteranno il libro e lo daremo a Rossella. Se volete lasciarci il vostro indirizzo e il vostro elettronica, siccome, come vi ho detto, è impossibilità ad uscire di casa, eventualmente vi manderà poi un ringraziamento personale. E, se qualcuno si sente di mandarvi un messaggio per quello che vuole, lì abbiamo messo pure all'ingresso dei fogli in bianco che potete eventualmente compilare, poi ci premureremo di farvi arrivare tramite il posto elettronico, perché, come vi ho detto, non può essere avvicinabile. Un'ultima cosa, questa è una cosa che ci vengo a fare. La persona mi ha chiesto di salutarmi in diretta, io adesso ci provo a chiamarla e vediamo se riusciamo a contattarla personalmente. Sì, così tutto il tempo, sì. Faccio il balletto. Volevo aggiungere una cosa che per me è doverosa, volevo ringraziare e ricordare la copertina di Arnaldo Franceschi e la prefazione del nostro caro amico Carlo Gelomeni. Questo è un libro che rappresenta un esempio di integrazione sociale, geografica, religiosa, culturale. Questo è un libro che nasce da anche professionale, è stato scritto da due geometri e uno psicologo. È stato scritto da una persona che vive a Roma, una che vive a Palermo e una che vive, che è nata a Parma e con una casa editrice di Perugia. È stato scritto da un ex ateo buddista, da un ex ateo cristiano, da un agnostico e da un ateo. Questo per parlare di integrazione, anche quando si parla di religione, cioè Rossella, ho finito, volevo solo ringraziare questi nostri due cari amici, senza i quali non avremmo mai potuto pubblicare questo libro. Rossella, senti? Allora, è tutto tuo. Salve, buonasera. Volevo ringraziare tutti per essere stati qui presenti.
perché è un uomo di cuore profondo e di enorme sensibilità, come avete capito dalla lettura delle sue poesie. Ha partecipato subito in prima persona alla gara di solidarietà, facendosi promotore di tutte le iniziative a suoi possibili. Devo dire che è proprio un grande amico, per cui non ho mai bisogno di parlare. Rossella, sono Gian Clea, l'assessore alla cultura del comune di Castelbuono. A nome di tutta la comunità castelbuonese ti mandiamo un grande abbraccio. Non mollare, noi siamo tutti con te. Un abbraccio ancora. Quello che per ora ti manca di più. Sì, lo so, e il prossimo anno spero di essere con voi quando organizzerete qualche altro evento. Noi siamo qui disponibili perché Castelbuono è sempre sensibile a queste problematiche. Siamo vicini a te. Faremo tutto il possibile. Un abbraccio, Rossella, a nome di tutti. Grazie, buona serata. Grazie. Ce l'abbiamo fatta anche questa volta, direi che è andata abbastanza bene, l'attenzione è finita, l'emozione è finita. Noi abbiamo preparato un piccolo rinfresco che va ad avvicinarvi al tavolo e aspettavamo pure qualche altra cosa. Enzo sta arrivando, se Enzo che incontrerà la famosissima testa di turco castelbuonese, quindi invito a rimanere qualche altro minuto con noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie agli autori, a Mauro e a Roberto per averci regalato tante emozioni con la lettura di questi versi e speriamo di continuare a provarvi ancora di emozioni quando rileggeremo il vostro libro e poi vi aspetto per la